bilancio io ritengo che sia assolutamente positivo, perché è stato un censimento faticoso per via della crisi pandemica, ma sicuramente soddisfacente per quello che siamo riusciti a mettere in campo, per i risultati finali ottenuti. Abbiamo, diciamo, raccolto circa l'83% delle potenziali aziende agricole, quindi, diciamo, in una situazione molto difficile, quindi un risultato sicuramente chiaro. Dal punto di vista strutturale, l'Italia si sta comportando analogamente a quello che succede negli altri paesi europei, cioè diminuiscono il numero delle aziende. In Italia siamo stati sempre caratterizzati per una frammentazione delle imprese e quindi anche delle aziende agricole. Si stanno compattando perché, diciamo, l'estensione dei terreni è rimasta sostanzialmente uguale rispetto a 10 anni fa. Per quelli futuri, adesso, diciamo, analogamente a quello che è successo per la popolazione, per le imprese e per le istituzioni pubbliche, passeremo da un censimento decennale, questo del settimo è stato l'ultima occasione, diciamo, tradizionale di un censimento decennale, passeremo a un censimento permanente, quindi con una produzione di dati più a ridosso, insomma, più tempestivi e con degli approfondimenti triennali che andranno più in profondità sul tema del tema agricolo e delle strutture delle aziende. Si sta muovendo in maniera, secondo noi, abbastanza efficace. Come abbiamo visto oggi da questa giornata, ci sono stati enormi spunti dal punto di vista dell'innovazione, dell'informatizzazione. Anche la stessa rilevazione del censimento ci ha sorpreso, perché più del 15% delle aziende agricole ha risposto via web al questionario che noi gli avevamo sottoposto. Quindi anche quello è stato un momento in cui, diciamo, stiamo sostanzialmente superando la tradizionale immagine dell'agricoltore tradizionale, appunto, che opera soltanto sul proprio terreno, sui propri allevamenti. Adesso stiamo assistendo sempre più a un'agricoltura più giovane, un'agricoltura più di dimensioni più elevate rispetto al passato, e un'altra caratteristica molto importante è questa multifunzionalità, cioè l'azienda agricola non è più solo quella che produce ortaggi, frutta e quant'altro, ma è anche quella che si occupa di agricoltura sociale, che fa innovazione, che usa le energie alternative, quindi ha allargato il suo campo di osservazione, il suo campo di operatività.